Ciao a tutti, siamo su World Games Tube, io sono Leo, questa volta senza Tia, e quello che vi presentiamo in questo momento è il nostro walkthrough di New Super Mario Bros. U. Lineup di lancio del Wii U, c'era un Super Mario, essendo un grande classico che da più di 20 anni ci accompagna con le console Nintendo, ci sembrava giusto giocarlo e anche per voi, quindi abbiamo registrato la nostra prima vera esperienza su Wii U. Questo è il primo gioco che completiamo, tra virgolette. Abbiamo anche Zombie U e Nintendo Land che stiamo facendo, però diciamo che questo è il più rappresentativo della console. Per quanto riguarda la storia, direi che non c'è bisogno che vi illustri quali sono le vicende, perché Mario sicuramente ha tanti pregi ma sicuramente non la novità nella sua trama. Ci ritroviamo ancora una volta a dover andare a salvare Peach. C'è da ammettere che questa volta, invece che essere Peach rapita nel castello, siamo noi che veniamo scaraventati a distanza e dobbiamo attraversare tutto il regno dei funghi per raggiungere la principessa. Siamo nella Piana delle Ghiande, capitolo 1, livello 1, classicissimo Mario, come potete vedere. Il gameplay torna invariato, come i fan richiedono, giustamente. Noi abbiamo cercato di giocarlo con scioltezza, diciamo. Purtroppo non abbiamo trovato tutti gli extra, eccetera. Però abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Soprattutto ci tengo a precisare che molte delle partite sono state giocate da Bindle, perché quando vedete la gente morire, quello è Bindle che giocava male. Qualche volta sono morto anch'io, però lo devo ammettere. Questo intanto che vedete è il nuovo costume aggiunto per questa versione, che ci permette di, oltre che planare, ci permette di fare un balzo ulteriore, un doppio salto se vogliamo, che viene molto comodo appunto per raggiungere zone elevate anche senza l'ausilio di rampicanti o roba analoga. Comunque vabbè, questo è appunto il capitolo 1. Allora, inutile che dica che potete trovare il gioco su GameStart. Non sappiamo ancora se questo walkthrough andrà su in contemporanea con la conclusione di Skylander, o se aspettiamo. Adesso dobbiamo valutare un attimo quando caricarlo. E ogni capitolo avrà più o meno 3-4 livelli massimo, per cercare di farvi anche per voi qualcosa di godibile, perché sennò mi rendo conto che i livelli durano mediamente 5 minuti, sono suddivisi in 8 mondi, di cui appunto questo è il primo, e ogni mondo ha 8 livelli regolari più alcuni stage bonus in cui potremo accumulare vite, eccetera. Comunque, poi andando avanti li vedete. Questo è il balzo che vi dicevo. Non mancano ovviamente i punti, i tunnel e le zone nascoste. Questa è la mia grande prestazione, tra parentesi. E ho giocato veramente bene. Mi sono perso purtroppo sul finale. In ogni livello sono presenti due o tre gettoni, che potete vedere in alto a sinistra sotto le vite di Mario. Io qua per esempio ne ho missato uno, che non mi ricordo se lo trovo dopo, ma non mi sembra, che ormai il primo stage è finito. E
E questi tre gettoni, per trovarli tutti, la longevità del gioco aumenta in maniera esponenziale. Di per sé il titolo è comunque abbastanza lungo, perché per completarlo, se giocate mediamente bene, comunque vi ci vorranno circa, diciamo, 8 ore, se lo fate benino, senza correre troppo. Intanto il primo livello l'abbiamo completato con 48.890 punti. Voi sicuramente farete di meglio, ma io non avevo... È da tanto che non metto le mani su Mario. Allora, e dalle Piane delle Ghiande... Piana delle Ghiande 1, adesso ci spostiamo alla Piana delle Ghiande 2, con molta fantasia, il Tunnel Sbilenco. Qui, se non ricordo male, stava giocando Bindle, secondo me, vediamo. Se raccoglie l'oggetto stava giocando Bindle, sì, stava giocando Bindle. Dovete sapere che io, quando gioco, tengo sempre la nuova tuta, che è veramente utile per raccogliere tutti gli oggetti. No, non è vero, forse stavo giocando io. No, stavo giocando Bindle, stavo giocando Bindle. Vabbè, adesso intanto stiamo anche cercando di convincere Tia a partecipare. Tia in questo momento ha molti progetti e quindi fa un po' fatica. E però stiamo cercando di convincerlo anche lui a fare una partita a Mario. È un grande classico intramontabile. Qui, vedete le mie giocate o quelle di Bindle, ma forse queste sono mie. No, è Bindle. Davvero belli gli stage, anche se ovviamente vi ricorderanno. Se avete giocato a Mario, difficilmente non troverete dei posti nuovi, però veramente molto belli. Il gameplay ovviamente non fa una piega. Insomma, poi non c'è bisogno che ve lo descriva, lo vedete anche voi che insomma, è spettacolare. Tanto queste bandiere qua sono checkpoint, se morirete, in alcune parti purtroppo anche noi grandi maestri del videogame siamo morti, quindi abbiamo dovuto sfruttare i checkpoint, che sono molto utili. Una volta che farete game over verrete rimandati nella schermata iniziale e da lì potrete spostarvi, potrete rientrare nel livello e verrete teletrasportati direttamente alla bandiera del checkpoint. Tanto questo livello bonus, si raccolgono un po' di monete. Ovviamente non manca l'umorismo e la classe dell'idraulico Nintendo, che rimane. Intanto ne approfitto per ricordarvi di visitare il nostro primo canale, se non siete iscritti di iscrivervi, e se vi è piaciuto questo mio commentary del World Truth, il nostro World Truth personale di Mario, commentate. Scusateci se non abbiamo trovato tutti gli oggetti, ci rifaremo, ma stiamo cercando di migliorare. In ogni World Truth vedrete che miglioreremo di volta in volta, diventeremo sempre più bravi. Adesso non so ancora quale faremo dopo Mario. Stiamo ancora valutando un po', perché comunque Tia, se non ha... Tanto qui faccio notare una piccola zona con tanti gettoni. Come in tutti i titoli di Mario, una volta arrivati a 100 gettoni sbloccherete una vita bonus, che si rivelerà utile. Man mano che andrete avanti si rivelerà molto utile. E qui è finito anche il secondo livello. Abbiamo fatto il salto un po' corto, ci siamo portati a casa comunque 1000 punti e siamo a 103.990 punti. Ok,
adesso abbiamo il livello bonus che potete vedere lì. Anzi, prima c'è il filmato, scusate, in cui Bowser prende possesso del castello e Peach grida il nostro nome. E con questa bellissima musichetta ci spostiamo al livello bonus. Ci sono tre tipi di livelli bonus. Questo è il primo. È simile al gioco delle tre carte. Dovete seguire in quale scatola c'è l'oggetto e non prendere il gettone di Bowser. Abbastanza semplice. Siamo stati bravissimi. Mostriamo la nostra classe. Livello bonus, come potete vedere, ci danno degli oggetti e questi oggetti possono essere utilizzati fuori dalla partita per potenziarci prima di entrare in un livello. Se è un livello un po' ostico, possiamo approfittarne e sfruttare gli oggetti per un aiuto extra. Adesso arriviamo al primo castello, la torre degli ingranaggi. Quando ci vedete all'inizio e alla fine del livello, spostarsi sul lato per cercare di colpire il nulla è perché in alcuni livelli, sia all'inizio che alla fine, ci sono delle scatole nascoste che tendenzialmente nascondono o una vita bonus o un power-up comunque molto utile. Quindi vi consigliamo di farlo. Nel video ci vedrete saltare col pugno alzato come dei cretini, però lo facciamo per una buona causa. Adesso qui bisogna rimbalzare sul muro. Mi stava giocando. Questo livello l'ha fatto tutto Bindle. Ricordo. Sembra che scarichi la colpa, so che è brutto, però ci tengo a precisare che avendo giocato tutto il gioco con lui, io in verità poi scherzo perché lui è bravo a giocare a Mario. Io faccio un po' schifo calcolando che l'ultimo Mario che ho giocato penso sia stato su vabbè, tolto il primissimo Mario che ho rigiocato grazie al 3DS, l'ho scaricato dalle shop, penso sia stato Super Mario Advance, andando indietro nel tempo, su Game Boy Advance. Comprai all'uscita il Game Boy Advance con Super Mario, penso sia l'ultimo Mario che ho giocato. Quindi faccio un po' schifo, ma dovete sapere che pur possedendo tutte le console Nintendo, tendenzialmente compro sempre giochi di terze parti. E difficilmente compro la roba Nintendo. Non sono mai riusciti a darmi quel brio. Mario, adoro il primo capitolo. L'originale per me è veramente uno dei giochi più belli che abbiano mai prodotto. Andando avanti nel tempo, però, non ho continuato a seguire la saga. So che mi punirete per questo. Sbagliato, però mi sto rifacendo questo. Devo dire che ci siamo divertiti. Ci stiamo tuttora perché non l'abbiamo ancora finito e ci stiamo divertendo a farlo. È veramente molto carino. Questo permette oltretutto di giocare in cooperativa fino a 5 giocatori. Per il walkthrough abbiamo deciso di non farlo per una questione di velocità, perché in 2 si tende a perdersi e diventava un po' ostico cercare di fare i livelli abbastanza scorrevoli. Però, nel caso vogliate vedere un paio di partite cooperative, magari io, Tia e Bindle tutti assieme, fatecelo sapere che cerchiamo di provvedere. E poi, se avete consigli sul gioco, sono ben accetti. E se avete. E se volete vedere qualcosa di particolare, visto che il gioco permette anche la corsa a tempo, mi sembra, o insomma, non ha solo la storia da giocare, fatecelo sapere che cerchiamo di provvedere, insomma. Sempre che vi sia piaciuto questo walkthrough che ormai si sta per concludere. Quindi io direi che vi posso salutare. Vi ricordo di visitare lo shop, di visitare il sito di news, di visitare e andare a mettere mi piace sul primo canale, che facciamo roba un po' più particolare. Tendenzialmente andiamo sull'importazione o
o comunque dei giochi un pochino più impegnati, o più particolari più che impegnati, però comunque ci applichiamo anche da quel lato lì, quindi andatelo a visitare. E niente, detto questo, io con la conclusione appunto del castello qui, io direi che vi saluto, e niente, ci vediamo al prossimo capitolo. Ciao a tutti!